Ciao a tutti amici del coach, oggi siamo a Formia in un ambiente bellissimo, come potete vedere siamo in pista nel centro di preparazione olimpica di Formia e siamo in compagnia di Hassan Fofana, un atleta di interesse internazionale ormai, che ha vinto 8 titoli italiani nei 110 ostacoli, tra 110 ostacoli e 60 ostacoli. Abbiamo il piacere di essere a Formia con lui perché stiamo organizzando un camp di allenamento con i nostri atleti e abbiamo la possibilità oggi di fare due parole con Hassan. Ciao a tutti. Hassan, ormai sono 2 anni che ti trovi a Formia e hai fatto una scelta importante dal punto di vista sia personale che professionale. Come ti stai trovando in questi anni qui, in questo bellissimo posto? Sinceramente molto bene, è stato tutto molto piacevole, anche il fatto di essermi spostato qua è stata una bella rivelazione e ho appreso molte cose di me stesso, anche se ormai ho 28, quasi 29 anni e sono contento di aver fatto questo cambiamento proprio per approfondire quello che era l'atletica. E scusate, mi allenatore. Che citiamo? Che citiamo? Esatto, sì, Santiago Antunes, un allenatore tranquillo, diciamo. E sinceramente sono davvero, davvero, davvero molto, 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 molto soddisfatto. Cioè, a saperlo, senza nulla togliere al mio allenatore precedente, però avrei voluto fare tutti e 4 gli anni con Santiago qua a Formia. Ecco, anche noi del coach spesso parliamo un pochino del discorso dell'ambiente in cui ci si trova e pensiamo che sia molto importante, oltre ad avere un buon allenatore, che sicuramente è di alto livello, visto anche i precedenti atleti che ha avuto, è anche l'ambiente, diciamo, i compagni di allenamento, ma anche tutto quello che ruota intorno. Qua in questi giorni abbiamo avuto la possibilità di vedere altri atleti di altri sport di alto livello e potersi confrontare, secondo me può fare bene. Cosa ne pensi? Beh, a Bergamo c'era una struttura magnifica, cioè c'è una struttura magnifica, si sta benissimo, c'è un impianto, c'è una pista outdoor fantastica, un impianto indoor perfetto. Qui la cosa che forse è a vantaggio di Formia è proprio l'ambiente, cioè noi a dicembre, cioè non abbiamo ancora messo la giacca una volta, se no magari qualche rara occasione, però di norma noi non mettiamo mai la giacca, quindi abbiamo sempre quei 12, 15, 20, 25 gradi anche a dicembre e è una cosa che secondo me dal punto di vista muscolare fa un'enorme differenza, cioè arrivi ad allenamento che non è che devi prima metterti attaccato a calorifero 10 minuti per scongiurare tutte le stalattiti, ma inizi il riscaldamento serenamente. Ecco, sempre sul discorso del gruppo di allenamento, ne abbiamo parlato prima così tra di noi, e com'è potersi allenare con atleti che sono un pochino più forti di te, piuttosto che essere, non so, il gallo del gruppo di allenamento? Molto stimolante, perché comunque quando ero a Bergamo ero un abbastanza bravo, mentre qui mi rendo conto che il mondo è molto più grande e che ovviamente per poter, cioè ho un compagno di allenamento che è Andrew Pozzi, cioè lui è uno fra i migliori al mondo e ovviamente per se batto lui vuol dire che sono già, che sono nella top 5 al mondo, quindi dico ok, non è male come cosa e sono molto contento anche di questo perché ho bisogno di questo tipo di stimoli, cioè essere il migliore sì, può essere piacevole, però essere uno fra i più bravi a livello mondiale ti stimola a poter pensare in grande, diciamo. Cioè, quando ero a Bergamo sognavo di poter fare gli europei, i mondiali, ora sinceramente che sono qua sogno e voglio e mi ci butto nel voler fare le Olimpiadi e farle anche bene e non la solita comparsa. Quindi, prima di tutto, speriamo che quest'anno, cioè nel 2021, si facciano le Olimpiadi perché tutta la situazione che c'è stata già ci ha tolto qualcosa. Volevo farti due domande su quali appunto che hai già detto delle Olimpiadi, quali sono i tuoi appuntamenti in quest'anno strano, nel 2021, dove ancora non si capisce se ci saranno veramente le gare oppure no. Io penso quelle internazionali che ci saranno, eh.
da quello che so ad oggi tutti i campionati, cioè le grosse manifestazioni al coperto sono state confermate, compresi gli europei. I mondiali sono stati cancellati da poco, però vorrei fare una bella stagione indoor affinché possa poi fare una reale e bellissima stagione all'aperto, perché l'anno scorso, la stagione terminata, ho avuto un paio di problemi fisici e ho avuto modo anche di imparare meglio il mio fisico, e quindi attualmente forse potrei aver fatto quel passo in avanti che mi serviva da tempo per potermi confermare a livello internazionale. Ecco, ricordiamo prima di tutto che Hassan veste la maglia delle Fiamme Oro, che è la sua società con cui gareggia adesso, e quindi se vuoi dire qualcosa anche sulle possibilità che ti stanno dando le Fiamme. Sono prima un bergamasco dell'Atletica Bergamo. Okay. E sì, beh, sono con le Fiamme Oro da ormai 6 anni, il tempo vola, e beh, mi sta dando un buon sostegno, e mi seguono sempre. C'ho il direttore tecnico che mi chiama, non sempre, però spesso, appena c'è un qualcosa mi chiama e fa: vuole sapere come vanno gli allenamenti, come si svolge tutto. E nonostante quest'anno abbia avuto questo problema fisico, mi hanno sempre sostenuto a pieno, senza stressarmi, senza creare dei disagi, e hanno sempre creduto pienamente in me. E la cosa mi ha dato molta più forza nel ripartire quest'anno, e così c'è sempre: quando cadi da cavallo, cioè sei pronto a ripartire più, cioè se rimonti a cavallo riparti. Sì. Ti faccio una domanda: se tu dovessi consigliare a un ragazzo che si trova nella situazione di dover decidere, magari già di buon livello, di dover decidere di fare una scelta come la tua, cosa gli diresti? Di rifletterci bene, perché ovviamente si sa sempre, cioè si sa sempre cosa si lascia, ma non si sa mai cosa si trova. E io ci ho messo, cioè non è che ci ho messo, però quando ero a Bergamo stavo benissimo come allenatore e sapevo che poteva darmi tanto ancora. Dall'altra però mi sono detto: se io vengo a Formia, il fatto che ho atleti del calibro come Andrew Pozzi, c'era anche Paolo Dalmolin, tutta questa gente che era molto molto ma molto più forte di me, mi ha fatto pensare che probabilmente uscire da una situazione di comfort per andare in qualcosa in cui possa metterti crisi, ma una crisi che ti possa permettere di migliorare, potrebbe essere molto importante. E dipende anche proprio dalle ambizioni che si hanno. Se vuoi essere un atleta a livello nazionale e ti trovi bene nella tua situazione, non ci sono problemi. Cioè, vabbè, se tu corri tempi interessanti anche a casa, uno non è che pensa di doversi spostare. Però se hai l'ambizione di voler fare bene a livello internazionale, secondo me andare in una situazione, beh, come questa fa una piccola differenza. Però beh, ci devi mettere anche in conto la scuola, il lavoro, cioè devi avere la possibilità di poterlo fare. Non è che prendi e dici: ok, mi alzo, prendo e vado. Però cioè, per questo devo dire grazie ai Fiamme Oro che ogni mese mi sostengono per poter stare qui a Formia, e grazie alla federazione che mi permette di avere qua un allenatore del calibro di Santiago, che comunque ha avuto diversi record mondiali e medaglie olimpiche. Ecco Fofi, ti ringraziamo per la disponibilità, grazie mille, e ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando per averci dato fiducia, e ci vediamo quando torniamo a Formia. Aspetto. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.